a rispondere Lubov: mo, oddu. E la pecora: beh, Betlemme. E lo somare: andiamo. E lo lupo: Gesù. Quando Gesù Cristo nascette, all'urre Erode gli ernerà a dicere che aveva un uccidere che quando si faceva grosse si poteva fregare lo posto. Allora l'urre Erode non ci ha visto più. Ha mandato a chiamare tutte le solde da sé e gli ha detto: portatemi su bambinelle. E subito hanno partito le soldate a cavallo alla cerchia del suo bambinello. La sera stessa, un angelello dello cielo ha calato in sogno a San Giuseppe e gli ha detto: Giuseppe, svegliati, chiappa la Madonna, lo bambinello scappa, che lo re Erode la fa cercare per ucciderle. Allora, la mattina appresso, San Giuseppe si è arrizzato, ha chiappato la Madonna, lo bambinello, ha messo lo mascio all'asino e si hanno messo in cammino. Cammina, cammina, cammina. A un certo punto del suo camminamento, San Giuseppe si è allontanato un momento e la Madonna aveva rimasto da sola con lo bambinello. A quando da lontano vede che sta a terra le soldate giudeche, che stava proprio incontro a esse. Allora, per paura che i sommi piavano figli, se l'hanno nascosto in seno e se l'ha berrutata la veste. Quando le soldate gli arrivano d'annunzio, ha fatto: che porte! E la Madonna, che non sapeva dire le bugie, tremenne, tremenne, gli ha risposto: porte lo gran signore. E quella andese: porte lo gran signore. E come ha detto a cucì? Da un quarto all'altro della veste della Madonna acchiappata sci l'Ucrana. Sceve, non si fermeva. Allora lo soldato gli ha fatto: abbate la bella fega, mo tutto il suo grano si jette. E se ne arrivò. E la Madonna e lo bambinello armasero salve.